farla dormire bene. Non posso farle un regalo e chiuderla lì. Ok, pretende delle scuse. Annie. Eh? Mi stai ascoltando? Sì. Sì, certo. Ok. Comunque, questo silenzio. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok. Che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. Dei vagabondi. Quanti? Una manciata. Vuoi provare? Sicuro. Mi sento buono. Vedi il cartello? Quello rosso? Prova a centrarlo. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Capito. Compensa la discesa del proiettile. Perfetto. Il rumore li attrae. Beh, siamo di pattuglia. Eliminiamoli. Bene così. Ce ne sono ancora. Preso. Ancora due. Sono finiti. Ce ne sono altri di qua, se vuoi continuare. Ok. Da dove arrivano? Le orde attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh... Forse quando la pressione barometrica raggiunge la temperatura... Ma che cazzo ne so? Controlla il capanno. Sembra stia... Perché? Non è morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando quel cervo. Sembra abbiano fame. È un fenomeno. Sono stupito. Sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Vicino allo ski lift? Guarda giù in fondo. Sotto la cabina. Vicino alla torre, visto?
Calma, ci arriverai. Ah, andiamo. Che ne dici? Fantastico. E ancora qualcuno. Ma stai migliorando? Sì. Altri tre. Riprova. Ben fatto. Un altro paio. Devo raccontarlo a Joel. Spero che Joel abbia girato lo stufato. Scommetto che ha bruciato il fondo. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ok, ci proverò. Calmi, belli. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai, te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Ok, andiamo. Bene. Seguimi, piccola. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh. Due runner in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. Mi ha stupito la scena della fuga. Sei buffo. Il negozio di musica è più avanti. Dovremmo lasciare i cavalli. Sì, d'accordo. Ehi, Shimmer, non combinare guai. Il negozio di musica? Sì, lo vedo.
Serve una mano? Ce la faccio. Da qui non credo si passi. Cosa? Cazzo. Una volta si passava a nulla. Ok, quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Merda. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Beh, posso provare. Attenta però. Certo. Ci sono, un momento. Bene. Vedi niente? Sto cercando. Ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Questo posto mette i brividi. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? A Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Sei mai stato qui? No. Solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Forse. Hanno sparato da parecchio. Da quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei.
È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Di qua. Ellie, vieni. Siamo di pattuglia, no? Ok. Facciamoli fuori. Laggiù! Qui! Andiamo! Occhio! Sono di sopra! Alla sinistra! C'è un runner! La tua destra! Vai! Quello è andato! Alla tua destra! Eccoli! Arrivano! Joel, ce l'abbiamo fatta. Così fai. Sei forte, piccola. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti.
Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Ce l'abbiamo fatta. Vedo anche questo. Stai bene? La parte l'età che avanza? Niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Che stai facendo? E se ci fossero due bloater ad attenderci? Andrà tutto bene. Niente spore. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Più o meno. Perché? Ah, ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Stavolta sbagli. Vedremo. Non illuderti. Ce la fai a passare da qui? Vedi cosa c'è? Sì. Ok. Allez!
Ehi, Joel. Sono loro, vero? La coppia fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orda. E ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato. Ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. O magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza.